Cristo è la parola vivente. E la parola si è fatta carne e è abitato fra di noi, e noi l'abbiamo contemplato con la sua gloria, come la gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni capitolo 1, versetto 14. Gesù è chiamato la parola di Dio. Accettò la legge di suo padre, rimase fedele ai principi in tutta la sua vita, manifestò il suo spirito e mostrò il suo potere benefico. L'apostolo Giovanni scrive: «E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità». Tutto ciò che l'uomo ha bisogno di conoscere, Dio è stato rivelato nella vita e nel carattere di suo Figlio. Assumendo la natura umana, il Cristo si è identificato con l'uomo e nello stesso tempo ha rivelato il Padre all'umanità, vittima del peccato. Egli era in tutto simile ai suoi fratelli, un uomo proprio come noi. Ritrovava le energie tramite il cibo e il sonno, affettuoso, attento, comprensivo, rispettoso dei sentimenti altrui, manifestò il carattere del Padre e si consacrò al servizio di Dio e dell'uomo. I seguaci di Cristo devono partecipare alla sua esperienza, devono assimilare la parola di Dio, devono essere trasformati alla sua somiglianza attraverso il suo potere e riflettere i suoi attributi divini. Lo Spirito e l'opera di Cristo devono diventare lo Spirito e l'opera dei Suoi discepoli. Nello studio della Bibbia, le anime convertite mangiano la carne e bevono il sangue del Figlio di Dio, che Lui stesso insegna come ricevere e mettere in pratica le Sue parole, che sono Spirito e vita. Il Verbo si fa carne e dimora in mezzo a noi, in coloro che ricevono i santi precetti della parola di Dio. Il Salvatore del mondo ha lasciato un esempio santo e puro per tutti gli uomini. Illumina, eleva e porta l'immortalità a tutti quelli che obbediscono ai requisiti divini.